Salve a tutti da Giuseppe Ragostino, siamo qui con il video realizzato da Alcatel 990 Chrome. Adesso cerchiamo di realizzare un video in condizioni di ombra, quindi nello specifico siamo tardo pomeriggio, in ogni caso vedremo un attimino la qualità di gestione del filmato in caso di luci e ombre come in questo caso. Vediamo di non finire sotto una macchina nel frattempo. Cerchiamo quindi di riprendere al meglio questo contesto, un tradizionale contesto cittadino, lo potete trovare anche voi andando in qualunque posto a voi noto. Come al solito faremo una demo della durata di circa 3 minuti, abbiamo impostato la massima qualità disponibile, abbiamo impostato i parametri personalizzati così appunto da migliorare il più possibile la qualità della registrazione. Come potete apprezzare però Android in questo caso comunque viene piazzato su un dispositivo economico, quindi diciamo non è dichiaratamente un camerafone, sebbene sia dotato di una camera da 5 megapixel. Per quanto riguarda i video diciamo che non riesce a esprimersi al meglio, come vedete infatti c'è abbastanza rumore nelle immagini, come vedete infatti prima che l'immagine sia stabilizzata ci passa effettivamente un po' di tempo. La condizione ovviamente migliora nel caso in cui arrivassimo a inquadrare un soggetto in piena luce, anche se comunque notiamo una specie di effetto scia, per capirci, sulle immagini. Nel momento in cui noi infatti ci spostiamo facendo un pan rapido, come vedete la messa a fuoco è sì soddisfacente, ma non è oggettivamente all'altezza dello standard HD attualmente sviluppato da YouTube. Il telefono comunque si mantiene dichiaratamente semplice ed economico, quindi non ci si può aspettare qualità eccelsa. In ogni caso vediamo modo di giudicarla da voi, poiché pubblicheremo il filmato così come esce dal telefono. I 3 minuti li abbiamo raggiunti, pertanto vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito anche a seguirci attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è veramente tutto, vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragostino.